Vorrei dire al signor delegato del Nicaragua che, anche se non ho afferrato esattamente del tutto le sue argomentazioni nei riguardi dell'accento, credo che si riferisse a Cuba, all'Argentina e anche al russo dell'Unione Sovietica. In ogni caso, spero che il delegato del Nicaragua non abbia avvertito accenti nordamericani nella mia allocuzione, perché questo sì che sarebbe pericoloso. Ma questo è certo, omicidi noi non ne commettiamo, come li sta commettendo ora, in questo momento, la polizia politica venezuelana, che credo risponda al nome di Digepol, se non sono male informato. Questa polizia ha commesso una serie di atti di barbarie, di esecuzioni, o per meglio dire di omicidi. Il delegato di Panama, che ha avuto la gentilezza di chiamarmi Che, come mi chiama il popolo di Cuba, ha cominciato parlando della rivoluzione messicana. E nonostante Cuba abbia parlato dei massacri nordamericani a Panama, la delegazione di Panama ha seguitato sulla sua linea, senza alcun riferimento al massacro nordamericano a causa del quale il governo di Panama ha rotto le relazioni con gli Stati Uniti. È deplorevole notare come il signor Stevenson non sia presente qui. Il signor Stevenson, una volta di più, dice che non ci sono violazioni della legge, che gli aerei non partono da qui, né tantomeno ci sono imbarcazioni che partono da qui, che gli attacchi pirata vengono da chissà dove, che tutto viene da chissà dove. Di fronte alle pretese dell'imperialismo, il nostro primo ministro ha indicato 5 punti come necessari per assicurare una solida pace nei Caraibi. E questi sono: primo punto, cessazione del blocco economico e di tutte le misure di pressione commerciale che gli Stati Uniti applicano in tutte le parti del mondo contro il nostro paese. Secondo, cessazione di tutte le attività sovversive, lancio e sbarco di armi ed esplosivi dall'aria e dal mare, organizzazione di invasioni di mercenari, infiltrazioni di spie e di sabotatori, tutte azioni effettuate a partire dal territorio degli Stati Uniti e di alcuni paesi complici. Terzo, cessazione degli attacchi pirata effettuati a partire da basi presenti negli Stati Uniti e a Porto Rico. Quarto, cessazione di tutte le violazioni del nostro spazio aereo e navale da parte di navi e aerei da guerra nordamericani. Quinto, ritiro dalla base americana di Guantanamo e restituzione del territorio occupato dagli Stati Uniti. Questa parte dell'umanità ha detto basta e si è messa in marcia. E questa marcia di giganti non si arresterà fino alla conquista della vera indipendenza, per la quale tanti sono già morti inutilmente. Tutto questo, signori delegati, questo nuovo atteggiamento di un continente, dell'America, è plasmato e riassunto nel grido che di giorno in giorno le nostre masse lanciano alto, come espressione irrefutabile della propria decisione di lotta, paralizzando la mano armata dell'invasore. Un proclama che conta sulla comprensione e l'appoggio di tutti i popoli del mondo, e soprattutto dell'area socialista, a cominciare dall'Unione Sovietica. E questo proclama è: patria o morte!